Da quando ho scoperto la crescita personale, la mia vita è stata completamente stravolta. Sono passato dall'essere un procrastinatore seriale ad una persona molto, ma molto più produttiva. Era il 2018 quando, totalmente a caso, scopro la crescita personale. Da quel momento sono riuscito a migliorare sotto diversi punti di vista. Lato crescita personale, passando da 10 libri letti al massimo in un anno a 40 libri letti, lato business, lato sociale, lato allenamenti, lato lavorativo e lato economico. Ho dato via a diversi progetti e tuttora ne sto seguendo alcuni che mi regalano moltissime soddisfazioni, ma che per forza di cose mi tolgono molto tempo ed energie. Prendiamo quindi come esempio una mia settimana tipo. Devo farci uscire il tempo per il lavoro part-time di 4-5 ore al giorno, il lato personal brand, YouTube, Instagram e il life coaching, il lato crescita personale, ovvero 60 minuti di lettura al giorno più lo studio universitario, il lato sociale, che però è da migliorare, il lato coppia e il lato famiglia. In più ci sono allenamento e meditazione. Ma andando un pochino più nel dettaglio, vediamo come si sviluppa una mia giornata tipo andandola a vedere insieme. Ma prima vi esorto a lasciare un like a questo video che è per me importantissimo perché mi rende veramente molto ma molto contento e in più mi aiuta anche con l'algoritmo di YouTube. Ora andiamo quindi a vedere com'è composta una mia giornata tipo. La sveglia è alle 4:30 del mattino. E qui la domanda sorge sempre spontanea: ma perché così presto lo fai per essere più produttivo? No, assolutamente no. La produttività è una conseguenza della serenità che alzarmi così presto comporta. Subito dopo essermi alzato, bevo un bicchiere d'acqua e dalle 5 alle 6 del mattino dedico un'ora alla lettura. Proprio alle 6 del mattino invece prendo il primo caffè del giorno. Sono le 6 del mattino e come ogni giorno a quest'ora arriva il momento del primo caffè della giornata per riprendere alcune energie che mi serviranno poi per iniziare a studiare. Lettura ultimata, mi sta piacendo moltissimo il libro Il settimo giorno di Yuhua e ho anche iniziato a leggere il Cino Paradummies di cui parleremo nel corso di questo video. Per ora, caffè. E poi prendendo come esempio il 26 gennaio 2023, ho studiato cinese per 2 ore dalle 6 alle 8 del mattino per poi prepararmi per andare al lavoro dato che avevo il turno che va dalle 9 alle 13. Sono le 17 del pomeriggio, è arrivato il momento del secondo ed ultimo caffè del giorno. La giornata è ancora lunga, ma una volta tornato dal lavoro alle 13 ho ovviamente pranzato, dopodiché mi sono riposato un attimo e ho portato la macchina ad aggiustare che devo andare a ritirare tra poco. Quindi caffè e nel frattempo creo un po' di contenuti per il profilo Instagram, dato che è diverso tempo che voglio realizzarne alcuni, ora che ho, diciamo, non tantissimo tempo, ma abbastanza tempo da poter dedicare anche ad Instagram, appunto, creerò questi contenuti, dopodiché vado appunto a ritirare la macchina e questa sera ho una collaborazione per quel che riguarda invece YouTube con un altro content creator, molto presto poi ve ne parlerò più nel dettaglio. Ora andiamo quindi a lavorare a questi contenuti. Col mio terminata troverete il video che abbiamo realizzato insieme qui sotto in descrizione, quindi andatelo a vedere perché merita tantissimo. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti, alcuni poi spezzoni li caricherò anche qui sul canale e insieme a Mino faremo una live probabilmente mercoledì della prossima settimana e sarà assurda perché toccheremo tantissimi temi, tra cui ovviamente la crescita personale. Ora che sono le 22:30 vado ovviamente a dormire perché domani la sveglia suonerà di nuovo alle 4:30. Quindi ora gli faccio forse una bella tisana e poi vado a letto. Alla fine ieri sera niente più tisana, la giornata è iniziata anche oggi alle 4:30 del mattino e la morning routine è stata pressoché uguale a quella di ieri, ma voglio parlarvi di Cino Paradummies come avevo annunciato ad inizio video. Questo libro l'ho acquistato a Valencia, motivo per cui è in spagnolo e dato che io studio come lingua all'università proprio spagnolo e cinese, ho acquistato questo libro che va a spiegare proprio, diciamo, le basi del cinese, dando alcuni consigli su come apprenderlo al meglio proprio in spagnolo. E devo dire che è molto carino, un libro che appunto è un più a tutte le lezioni universitarie, non vi farà imparare per esempio la scrittura del cinese, poiché qui non viene neanche considerata, però
ma nel parlarlo un pochino alcuni consigli possono ovviamente essere utili. E fatemi sapere, ragazzi, se volete più contenuti concernenti l'università e lo studio delle lingue, perché ho anche tante novità di cui parlarvi da questo punto di vista. Quindi, se volete, posso approfondire anche i temi concernenti lo studio, appunto lo spagnolo, il cinese, e fatemelo sapere qui sotto con un commento, commentando con hashtag università. Quindi questo è Cino Paradamis, non so se ci sia anche in italiano, però fa parte della collana di cui per esempio avevo letto tempo fa Storytelling for Dummies, che era un libro di Andrea Fontana molto molto carino, anche se ho preferito sempre dello stesso autore Storie che incantano, che è proprio uno dei migliori libri che abbia letto nel 2022. La giornata di oggi è pressoché uguale a quella di ieri, l'unica cosa che cambia è il turno serale invece che quello del mattino. Ora quindi vado a terminare di montare questo video e, come vi ho già detto all'inizio, vi esorto a lasciare un like e anche ad iscrivervi a questo canale, perché stiamo andando diretti verso i 1100 iscritti, quindi stiamo andando molto ma molto bene. Come sapete, l'obiettivo ora è quello di 10.000 iscritti. Il video, ragazzi, è praticamente terminato. Ora voglio allenarmi all'incirca un'oretta, farmi una doccia, ristudiare un po' di cinese ed infine andare al lavoro per il turno serale. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi esorto anche a seguirmi su Instagram per vedere come terminerà la giornata, e noi ci vediamo prestissimo anche qui su YouTube con un nuovo contenuto, motivo per cui vi invito ad iscrivervi a questo canale. Grazie mille per la visione e a presto!